Oggi volevo portarvi un video diverso dal solito, anche se alla fine abbiamo appena cominciato a fare video, ma comunque diciamo che questo non è un gioco online, cioè sì, è online, ma è un po' strano come online, solo come Hideo Kojima poteva pensare. Comunque, siamo su Death Stranding, un gioco che è uscito l'8 novembre per PS4, creatore Hideo Kojima. E oggi stiamo facendo una consegna così a caso per giusto per farvi vedere un po' come di che si tratta questo gioco. Allora, io devo andare qui. Devo andare qui per prendere degli oggetti, quindi devo da qui devo andare qui in questo cerchio per prendere 6 oggetti per poi riportarli indietro a Lake Knot City. Quindi io ovviamente userò l'autostrada che hanno creato gli altri giocatori. Perché no? Alla fine è il modo più rapido di spostarsi. Cazzo, sta piovendo. Vabbè. Guardate che bel vedere comunque, ragazzi. Ovviamente non ce n'è per nessuno questo gioco. L'arcobaleno al contrario. Ok. Guardate i sassi che volano, tipo. Allora, quella lucina verde che avete visto, quelli sono i nemici di questo gioco. Si chiamano muli. E rompono i coglioni perché vogliono prenderti il carico, eccetera, quelle cose là. Io però, sta da crono pioggia a me. Adesso è crono pioggia, mi danneggia il carico. E sono deficiente perché non ho lasciato. Vabbè, mo quando arrivo là al centro logistico lascio tutto a sto punto. Faccio una piccola tappa. Qua c'è un altro centro muli. Ormai governano il mondo. Allora, io devo andare là. Aspetta, sono uscito fuori strada. Ok. Non mi dovrebbero rilevare. Poi c'è una tettoia anticronopioggia. Così così. Che bella giornata. Grazie per l'aiuto. Che bella giornata. Chiedi i meriti, però. Comunque. Fammi controllare un attimo il pupo, che magari. Tranquillo, chiudi gli occhi. Che carino che sei. Ok. Perfetto. Non so se sta piovendo, ma comunque noi proviamoci. Tanto prima facciamo meglio è. Ok, non sta più piovendo. Adottiamo ragazzi sempre la batteria della moto in modo che non ci fermiamo in mezzo a nulla. Ok, ho capito dov'è. Praticamente dobbiamo scavalcare questa montagna per prendere il carico richiesto. L'ultima moto che ho avuto ha fatto una brutta fine perché stavo dentro un campo di muli, appunto. E l'ho dovuta lasciare lì perché mi stavano a rubare tutto il carico, sti infami. Allora, vediamo. Il centro logistico dovrebbe stare da ste parti. Vediamo se riusciamo a trovarlo. Sì, ma non prendere botte, ma tu, per favore. Ah, ecco. Forse so come liberarmi del metallo. No, sono deficiente. Ok. Completa struttura. Benissimo, benissimo direi. Ok. Ti regalo.
ovviamente non bastano perché 200 di 800 metallo. Un sacco. Quindi dobbiamo fare la vecchia maniera, ovvero scavalcare, sperando che la moto ci riesca. Ok. Questo l'artigiano non me ne inculo proprio. Dov'è? Allora, non dire che Fragile è qui. Fragile è uno dei personaggi di questo gioco. Uno dei miei preferiti a quanto... Ok, aspettate. Ok. Quello è il centro logistico. Ora ci entro per posare un po' di roba perché... sennò diventa veramente troppo troppo pesante il carico. E niente. Andiamo dentro quella struttura. Anzi, prima direi carichiamo la moto. Ferma. Ok. Sì, perché le macchine... vabbè, le macchine... sì, perché i veicoli di questo gioco si funzionano con le batterie, ovviamente, perché siamo in un futuro prossimo in cui succede il putiferio. Diciamo che questo gioco è post-apocalittico sci-fi. Piano piano. Ecco, facciamo il giro. Lo lasciamo un attimo qua. E io poso tutto al deposito. Ok. Armadietto privato. Vediamo che possiamo posare dentro l'armadietto privato, così almeno liberiamo un po' di spazio. Allora, la ceramica io direi che possiamo anche posarla. Pistola anti-SIA. Io la metterei dentro l'armadietto privato perché... tanto non dovrebbe servirmi, però beh, lasciamo perdere perché arrivano quando meno te l'aspetti. Quindi allora, la bomba stordente mi può servire contro quei deficienti a scala? No, non mi dovrebbe servire. Questo mi serve. Ok, questo due non me ne servono. Fucile lenza dobbiamo ancora provarlo, quindi vediamo. Bomba, vabbè, me ne servono solo 5 per adesso. Ok, metti dentro l'armadietto privato. Diciamo che così già stiamo a posto, ragazzi. L'unica cosa è che lì purtroppo è una zona dove ci sono tipo tanti tanti crateri, cioè più che crateri ci sono delle faglie, diciamo. Che brutto, mamma mia, che fastidio quel buco là in mezzo allo zaino. Vabbè. Che poi stavo pensando, vabbè, dopo poi mi sistemo meglio la roba, ma... come lo aspettavo, sta lì. Sta proprio là in mezzo agli scemi. Allora, andiamo. Credo che la moto qui dovrebbe... dovrei fermare la moto qui. Qua me la devo fare a piedi, raga. Ma tra l'altro... ah no, è carico l'esoscheletro, perfetto. Ok, siamo messi bene, non siamo messi male comunque. Ok. E non è neanche lì, è laggiù. Quel ponte che vedete laggiù, ragazzi. Se non sei riuscito a vederlo. Vabbè, adesso si vede molto meglio. Quella zona laggiù, dove adesso sto puntando il, dove sto puntando appunto Sam. È una brutta zona. Ci sono i nemici paranormali che si chiamano SIA e... è veramente una cosa indescrivibile.
prendo le patate, io le chiamo così, anche se sono erba sandalo. Ci serve probabilmente per farti i sandali, metti che tu ti spaccano le scarpe, ma io ho quelle di riserva, quindi scialla. Ok, io avevo messo una scala da qualche parte. Già che era laggiù. Oppure no, non l'ho proprio messa qui la scala, quindi. Sì, questo qua, questa velocità è data dall'esoscheletro. Ok, sì, ce l'hanno tutti loro i fucili in lenzo. No, forse non tutti loro. Alcuni penso ce l'avranno sul camion, lo sai. Facciamo una cosa. Usiamo il CCP per creare la torre di guardia, ma non posso crearla. Rilevata forte pendenza. E la metto. Ecco. Bello, io ho fatto fanvolo, volaccio. Qui la posso mettere. Ok, vediamo un po' com'è fatta la zona perché ovviamente sono bastardi questi. Guardate come si appiccica al terreno, fatto benissimo. Bello. Ok. Bene. Ah, vediamo un po' qua com'è la situazione. Non è proprio un granché, eh. Allora, ce ne stanno due di fucili lenza. Io lo sapevo che l'altri ce l'aveva il camion. Non lo sentivo proprio dentro. Quindi io devo fare il macello praticamente. Così sono un po' di robe. Sta zona è piena di roba. A quel punto io volevo un attimo. Ok. Boh. Vabbè, proviamoci. Ok. So, niente male qua per la moto, però il problema è l'altra parte, come faccio? Ok, ci sono tre carichi da prendere, che sono agganciati a loro. Ora io ovviamente non so se questo sia girato o no, quindi intanto prepariamo il filo. Non dovrebbe essere girato perché è occupato da. Sta maneggiando. Non mi hai visto. Ok, adesso mi hanno visto, intanto io. E se io faccio così? Ok, prepariamo la spara bolas. Ok, io direi di fargli un agguato. Quindi io farei così. Perfetto. Tua madre. Rilevano il pacco. Questo è un altro fucile lenza che mi serve. Qui ce ne sono due. Tre, perché hanno risvegliato anche l'amico loro. Ok. Ok, adesso mi hanno sgamato. Fio di. Oh! Mi hanno fatto cascare. Tu dammi la roba. Sono figli di puttana, io ve l'ho detto. Qua c'è il camion. Ma stanno a fare una. Niente, raga, mi stanno a chiudere.
Che figli di puttana, c'hanno il fucile lenz anche loro. Ok, allora direi di provare. Ah, non ce l'ho. Invece no, eccole. Ti piaceva la granatina? Piaciuta? Questi mi stanno a smontare, raga. E tutto questo sono dei bastardi veramente. Allora. Ma no! Mi hanno levato l'arma. Ok. Ovviamente qui dentro sto gioco non puoi uccidere nessuno perché se seguite la storia saprete che se muore qualcuno è la fine. Mi stanno a rubare tutto. Ok. Io però questi come no. Figlio di una gran puttana. Tu rimani giù, ho detto. Ok. Qua c'è il fucile lenzo. Non mi ripia la roba mia. Corri, corri. No, 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 no. Non lo prenderai mai. L'esoscheletro mi sta salvando la vita, raga. Veramente. Tu mi hai rotto i coglioni. Senti, domena tutti quelli che sono legati così almeno li svengono. Fucile lenzo. Sì, però così diventa troppo pesante, raga. Ok. Ce ne sono altri? C'è quello sul camion. E c'è anche lui. Figlio di... Ah, da dietro, eh? Stronzo. Non so cosa ho preso. Comunque quella cosa mi... Però mi va... Ok, eccolo. Spray riparatore per casse. Mi servirebbe per dopo, quindi agganciamola alla tuta. Eppure quell'altro lo agganciamo alla tuta. Perfetto. Ok, ritorniamo a fa bordello. Oh, sono infiniti, comunque. Non si addormono mai. Mi ha scaricato pure l'esoscheletro. Ok, tu muori. Ok. Buono il CCP, me lo serve per la batteria. Ok, raga, io... Ma non so... Che se ne stanno altri. 6 su 6. Ah, l'ho presi tutti. Ma non rilevato. Io muoio il culo, il camion. Non mi cacchia. Tranquilli, cicci. Ok, speriamo bene perché... Ok. Carica sul veicolo. Così ci alleggerimo. Ci alleggerimo. Guidiamo, guidiamo, andiamosene. Vai, 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 guida, 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 guida. Corri, piotta. La moto io ho lasciata là. Proprio, ma la metto che sgommamo via proprio. Ma questa non... È la moto mia. Non è la moto mia questa, raga. Oh sì. Innanzitutto prendiamo un attimo i cristalli chirali che qua ci servono. Vabbè, vediamo se è la moto mia, vediamo subito. E battere solita. Ah, è mia! Ma non c'era un cratere qua davanti?
Ah no, stavo laggiù, però hanno... Oh, hanno finito il ponte, mazza il culo, mentre stavo a fare tutto quel casino. Ok, perfetto. Ok, mo riprendiamo tutto il carico e andiamocene da qui. Ok. Ok ragazzi, si parte. Andiamo via perché mi stanno anche rilevando, quindi... Via. Monito tu passo. Scusami. Io la moto l'ho lasciata là. Ah, questa è la mia moto. Raga, questa era la moto. La mia moto vecchia. Quella che vi avevo detto che avevo abbandonato. Eccola la moto nuova. Infatti stava di era un po' troppo arrugginita. Niente. Bene. Ora facciamo questa diamine di consegna che... Tacci loro. No, ma... Chiottamo. L'esoscheletro qua ormai è andato. Però qua ci dovrebbe stare una batteria o sbaglio? L'avevo caricato prima. Sì, infatti. Non mi ricarico l'esoscheletro. Oh, 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 oh. Non cade. Ok. L'esoscheletro è carico. No, mo. Bene. Molto bene. Aia, mi sono piantato. Ok. Bene, 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 bene. Niente danni, possiamo continuare ad andare. Dobbiamo solo raggiungere l'autostrada di prima, aia. Dobbiamo raggiungere l'autostrada di prima. Ma no, stanno anche qua. Cazzo, raga, qua non ci sono mai venuto. Ok. Via, 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 via. Come non detto. Non ci devo venire. Là c'è uno. Io come cazzo trapasso sto fiume? Sto fiume. Speriamo bene. Ah, sì. Ok. No, merda. Via. Se mi lanciano il palo è finita. Finita, finita. Fila via. Shit, sono... Sono tantissimi comunque, sono tantissimi dietro. Aia. Vai dietro. Non te incollare le rocce, vai dietro. Ok. E io come trapasso qua? Quanto pare mi sa che ci posso andare qua. Quindi dobbiamo trovare un'altra strada. Mamma che non vogliamo rinunciare alla moto, ma non sarebbe saggio, anche perché c'è un sacco di carico appresso. È molto pesante. Beh. Proviamo. Ok. Ok, abbiamo raggiunto l'altra strada, ragazzi. Da qui in poi è tutto tranquillo. Perfetto, ora dobbiamo solo raggiungere la base. Dopodiché abbiamo finito. Stava dura sta consegna comunque, ragazzi. Stava veramente dura. Con i muli che so dei fili della mignotta. Ad ogni modo, guardate che bello. Bellissimo, raga.
veramente bello. Comunque, continuiamo sulla strada. Ovviamente deve piovere, ovviamente. Ma non dovrebbero esserci le CIA, o sbaglio? Non sono persistenti. O forse sì. Merda, raga. Potremmo avere problemi. Però sulle strade elettriche non credo, sai. Ok. La pioggia sta diventando più persistente. Ok. Forse sto uscendo dall'aria, sai. Sì. Adesso siamo in base, però dovremmo essere sicuro. Raga, in questo video non vi ho fatto vedere si ama, sono qualcosa di impressionante, sono fatte veramente bene. Quando le incontrerò veramente in un prossimo video, se vi piace, vi faccio vedere veramente quanto sono brutte. Pizza? Ok. Sto poraccio non va più. Ok. Perfetto. Il problema è che non ho consegnato solo una cassa, ho consegnato 6 casse. Ma bastano, no? Ottimo lavoro, Sam. I tecnici chiamano le armi che hai portato fucigilenza. E comunque non è colpa tua. Avremmo dovuto sorvegliarle meglio. Era compito nostro. Controlliamo il carico. Fantastico. La maggior parte c'è. Grazie a te abbiamo minimizzato i danni. E vabbè, ma io sono Sam Porter Bridges, io sono il più forte di tutti. Affronto oggetti per fucile lenza, ok, adesso posso crearlo. Ok. Il robot ha finito la consegna. Ora faccio un'altra cosa, abbastanza carina. Ok. Ora non facciamo una consegna, perché altro vi faccio vedere un attimo una cosa. Ovviamente puoi fare anche le consegne con i robot dopo un certo pezzo della storia, dopo che sei andato un po' avanti. Faccio vedere che bella animazione che fanno i robot. Lo faccio arrivare in culo. Lo faccio arrivare in culo, dai. Carico fragile. Quindi sta attento sto cazzo di robot. Guardate. Sono veramente carini sti robot, io ne vorrei uno a casa, sai. Comunque raga, direi che il video di oggi può finire qua, quindi se sto video vi è piaciuto io ve lo riporterò, tanto è un bel giochino che comunque puoi portare anche consegne su YouTube, tanto sti cavoli. E niente, ci vediamo nel prossimo video, bella raga.